devo fare i complimenti alla squadra, perché venire dalla brutta partita di Lumezzane dopo un minuto e 20 secondi, quindi dopo un minuto e 20 secondi non analizzi niente, andare sotto di un gol contro una squadra così solida, forte, chiaramente avrebbe ammazzato un toro. Piano piano siamo stati bravi a non capitolare, la squadra si è compattata, ma quello che mi è piaciuto, insomma, è lo spirito. Siamo ancora in un calcio d'agosto dove le squadre nel secondo tempo si sono allungate molto, ma merito anche, secondo me, che noi abbiamo provato a vincere fino alla fine. Purtroppo gli episodi non ci sono stati favorevoli, perché chiaramente le due traverse, le occasioni, le due traverse nel finale, sicuramente abbiamo avuto la possibilità di poter vincere la partita, l'avremmo anche meritato per il cuore. Mi dispiace per il pubblico, perché dopo la prima delusione, insomma, ha dimostrato sempre attaccamento alla squadra, quindi fa piacere tutto questo, però insomma siamo sulla strada giusta. La reazione della prima partita l'abbiamo vista, e adesso sta a me assolutamente far capire ai giocatori, ma sono loro i primi che lo vogliono, che con questo spirito sicuramente ci giocheremo tutte le partite, anche con squadre molto più forti. La sostituzione di Carraro per Di Paolo Antonio, come mai? Aveva un fastidio muscolare, per me i giocatori devono giocare solo quando sono al 100%, e quindi ho preferito fermarlo e mettere Di Paolo Antonio, ma ho la fortuna di avere tanti giocatori bravi. Faccio i complimenti ad Alessandro, che è entrato bene, con umiltà, è stato importantissimo, e quindi da allenatore di questo sono felice. Luca D'Angelo, soddisfatto del pareggio del Bassano? È chiaro, la partenza lasciava presupporre un altro tipo di partita. Sì, sicuramente noi siamo passati in vantaggio, abbiamo creato anche occasioni per il raddoppio. Dopo il gol di Sansovini ha riequilibrato la partita, il Teramo per 10 minuti, un quarto d'ora ha fatto meglio di noi. Alla ripresa della gara invece penso che nel secondo tempo abbiamo spinto, potevamo passare in vantaggio in 3-4 occasioni, poi però negli ultimi 5 minuti nel recupero il Teramo ha avuto obiettivamente almeno una palla clamorosa per vincere, perciò alla fine credo che il risultato di parità sia quello più giusto. Dopo la vittoria contro la Reggiana, un pareggio qui a Teramo, 4 punti, è quello che si aspettava all'inizio del campionato? No, adesso non faccio mai tabelle, e sabato abbiamo fatto una buona partita e vinto meritatamente, oggi venivamo su un campo secondo me difficile contro una buonissima squadra, e perciò dobbiamo essere soddisfatti del pareggio, anche perché abbiamo cercato di vincere, non è che ci siamo difesi soltanto, perciò abbiamo provato a vincere la partita, poi l'abbiamo pareggiata, va bene anche in questa maniera.